Pronto? Ciao! Ciao ragazzi, quindi ho linea in musicomio, quindi ho Brava, Checco, esatto. Mirjana e Mario Pio, giusto? Brava, eccolo qua. Perfetto, ciao a tutti, perfetto. Ciao, ciao. sono molto contenta di avervi qui tutti, una piacevole sorpresa stasera. Allora, chi è che parla con me e mi racconta un po' chi sono i musicomio? Allora, parliamo un po' tutti, vai, che cosa vuoi sapere? Sì, tutto. Allora è una telefonata lunga questa. Ah, guarda, la notte è lunga. Allora, nasciamo come musicomio grazie a una factory musicale della nostra città Sì? che faceva, creava artisti, aiutava gli artisti, dava consigli ad artisti, creava canzoni nuove, tutte queste cose qui. Ci Sì? siamo incontrati in questa factory. Ci siamo piaciuti, ci siamo uniti e per il rifiuto del nostro aiuto produttore siamo diventati una band. Sì, produttore, ricordiamo appunto Massimiliano d'Apollo. Sì, infatti. E la città è Foggia, che non hai La città è detto. Foggia. Ok, dimmi. Niente, poi la situazione insomma, è cresciuta, Sì. abbiamo fatto parecchie manifestazioni, abbiamo visto che ci trovavamo bene, fino a quando nel 2015 siamo stati ad Aria Sanremo e lì siamo Wow. arrivati nei finalisti. Insomma, non è molto facile perché non so se conosci la situazione di Aria Sanremo, è bella Tosta, lunga, bisogna stare sì, quasi un mesetto lì. è vero. Ho Siamo arrivati altri qua, amici siamo che hanno arrivati. scusami, hanno fatto questa gavetta come voi e mi hanno detto la stessa cosa. Scusami, vai. Niente, poi siamo stati a Sanremo, siamo arrivati negli 8 finalisti, Sì? sono arrivati, era l'anno di Gabbani, di Amen, non so se lo Sì, ricordi. Niente, poi però quando sono arrivati Carlo Conti e company, siamo scesi di nuovo alla realtà e praticamente siamo tornati a casa. Da lì abbiamo conosciuto Pio Amedeo, che sono della nostra stessa città. è vero. Abbiamo collaborato con loro ad un programma su RTL per 5 puntate, dove facevamo la band resident del programma, e dopodiché ci hanno chiesto di provare a scrivere una sigla per il loro programma. Abbiamo provato a fare la sigla, gli è piaciuta, l'hanno messa la sigla di testa. L'anno dopo ci chiedono anche la sigla di chiusa Sì? e abbiamo fatto il giro del mondo, che ormai ha più di 1 milione di visualizzazioni. E Pensate. quest'anno siamo usciti col nuovo singolo e pochi giorni, col nuovo singolo che si chiama Baciami al centro di Roma. Che è molto molto carina, l'ho Grazie. ascoltata. Mi piace tanto perché quando la sento mi mette molto molto di buon umore. Sì. Ecco. Perfetto, era quello che volevamo. Era un po' il nostro messaggio. L'amore è bello e quando è libero è meglio ancora. E come è nato questo singolo? Cosa scaturisce in voi la composizione di questo brano? Ma proprio perché vivendo tutti i giorni la quotidianità, ti accorgi che l'amore ormai è molto libero e a volte però può essere fermato da una cattiva educazione o da una civiltà che non arriva al giusto pensiero e qui scaturisce l'amore libero e quindi quando ci si ama va bene tutto, Va va bene bene se tutto. sei nero, se sei bianco, se sei ricco, se sei povero, se sei dello stesso sesso, è sempre bello. Certo. Beh, è un messaggio direi semplice, ma nello stesso tempo molto molto profondo, anche perché appunto l'obiettivo che volevate raggiungere mi sembra proprio questo, ecco, insomma, dopo Certo. tra la guerra, le difficoltà, le tristezze nel mondo, perché no, cantare un po' e fare un inno appunto all'amore, no? E Certo, assolutamente. io voglio sentire anche Mirjana. Eccoti qua. Sì. Ciao, buonasera a tutti. Sì, gli altri cosa dicono in più?
Cosa vogliamo dire? Innanzitutto diciamo che questo nuovo singolo, Bacino al centro di Roma, rispecchia perfettamente la nostra anima a Sì. livello musicale che a livello di testi, perché non so se hai fatto caso, dal giro del mondo insomma siamo un attimino passati a trattare temi un po' più particolari, un po' Sì. più di spessore, vai, se vogliamo dire così. E poi se fai caso abbiamo unito questi suoni, questo sound che è perfettamente nostro, sai, è difficile mettere insieme tre anime, una pop, una rock e una rap, e far venire fuori con un mix di elettronica, e far venire fuori questa cosa che all'inizio ci guardavamo e dicevamo, ma chissà, forse è una grande cagata, fammi passare il termine, Vai, e vai, invece poi è tranquillo. stata bene, ha funzionato, e insomma oggi siamo qui a fare il musicomio così come siamo. Bello, e da dove è nato? Chi è che è stato l'inventore del nome Musicomio? Allora, l'inventore del nome è sempre il nostro caro produttore Massimiliano, con Massimiliano, la quale sì. condividiamo tutti questi brani che speriamo arrivino Sì. alla gente col tempo, e che ho una signorina qui che vuol parlare, ma Facciamola che parlare. vuole solo annuire, vuole solo No, annuire. sono felicissima di questo progetto, siamo molto carichi Ovviamente però ragazzi passate questo brano, insomma dateci una mano perché abbiamo tanta voglia di raccontare lo le dovete nostre passare storie. sempre. Mi raccomando, alta rotazione, alta rotazione, alta rotazione. E infatti, perché lo ricordiamo, possono trovarlo appunto sulle principali piattaforme streaming. Bravissima, basta che vai su Spotify, vai tutte, tutte, Esatto. tutte, tutte, dove vuoi. Esatto, e in più voi vi possiamo trovare su Instagram, su Facebook, Twitter, YouTube, no? Bravissima, bravissima, bravissima. Beh, già che siamo dappertutto e su YouTube c'è anche il video ufficiale E che è abbastanza infatti bello, è chiaramente l'abbiamo carino. girato a Roma. Chi è che ha detto abbastanza? Non ho capito. Chi è che ha detto abbastanza bello? Checco diceva, ma dove lo Checco, mettiamo è tutte e tre? troppo Lo mettiamo tutte bello. e tre? Scusa, ti devo correggere. Ah, Troppo ok. gentile. No, è la verità, davvero. Grazie mille, grazie. E ve lo meritate, siete molto simpatici. Grazie, speriamo di fare meglio ancora. Beh, sì. Noi ce la mettiamo tutta, ce la mettiamo tutta, ci mettiamo tutta l'anima e il cuore, quindi poi, e questo secondo noi oggi i ragazzi, gli ascoltatori comunque Sì. si accorgono quando un progetto è fatto con tutta l'anima, con tutte le virgole al suo È posto, insomma. vero, ti dico di sì. Ti dico di sì. Infatti. E sì, e questa è proprio la partenza per veramente un vostro volo, un vostro successo. Spera di cuore. Grazie. E avete già altri brani in progetto, in lavorazione? Potete dirmi qualcosa in più di un album? Allora facciamo una cosa, Sì. in privato dopo ti lasciamo l'indirizzo di casa e vieni a vedere l'archivio che non finisce qui. Anzi, guarda, ti dico, ne abbiamo una ventina già belli e pronti, però tu Wow. sai, la penna viaggia sempre, la mano non si ferma mai, le Sì. idee non mancano mai, quindi tiriamo fuori un po' di... Il grande Claudio Baglioni ci ha detto fino a quando riuscite a mettere giù roba, mettetela, perché poi ci saranno periodi dove non si riesce a scrivere, dove magari, e te lo dice lui, insomma, c'è da Beh, crederci, eh. insomma, non è proprio l'ultimo arrivato, Assolutamente, assolutamente. Bene, e cosa consigliate ai giovani comunque che vogliono intraprendere un po' un percorso come voi lo consigliereste? Cosa direste proprio sinceramente col cuore aperto? Brava, cuore aperto, Sì, ti è una piace? cosa molto personale, dipende dalla Certo. persona, nel senso che arriva un certo punto nella tua vita che capisci che cioè arrivano dei segnali, dei piccoli segnali che poi Sì. messi insieme fanno scaturire la consapevolezza di essere, tra virgolette, noi usiamo questo termine, malati terminali, diciamo, e quindi capisci che infatti Musicomio, ecco il nome, Certo. ti rendi conto che è quella la tua strada, è quella la tua vita, e quindi è inevitabile che devi andare in quella direzione, non puoi farne altrimenti Sì. non riusciresti a vivere, questo è il discorso. Quindi se c'è questo amore, questa passione, questa voglia di sacrificio, che Sì. è molto importante questa cosa qui, questa voglia di sacrificio, allora forse un domani puoi dire di aver Bisogna fatto qualcosa di bello. crederci sempre. Ma Sì. soprattutto io voglio aggiungere Sì. che bisogna scrivere musica, fare musica senza pensare a quello che succederà
a quante views avremo sul video, a se piace la canzone, se non piace, se una canzone per Sanremo, se una canzone per la radio. Bisogna essere tranquilli, scrivere certo. quello che si sente dentro e qualcosa succederà poi. E soprattutto prendere qualsiasi traguardo non come un arrivo e quindi un attimino sedersi sugli allori e prenderlo come una ripartenza e cominciare a fare qualcosa di più bello e ambire sempre al massimo a qualcosa in più. Certo, certo. Guarda, sono proprio, mi trovate proprio d'accordo perché sono, ripeto, parole semplici ma comunque importanti, poi che anche nella vita di tutti i giorni, insomma, le proviamo, no? E quindi poi metterle in musica credo che sia una cosa straordinaria e siete proprio certo. bravi. Esatto, davvero. Siamo fortunati noi sì. che facciamo questo mestiere, sì. non ci parlo per sé. Quando finisci di scrivere una canzone è come avere un altro pezzo della tua anima scritta da qualche parte, rimane lì e non fa niente se farà successo oppure no, comunque c'è, esiste. Comunque c'è, è vero, proprio una poesia, eh? Un'incisione proprio dell'anima, no? Di un nostro sentimento. Bravi, bravi, mi siete troppo troppo simpatici, davvero. E penso, spero un giorno che ci conosceremo, insomma io sono ligure e quindi insomma siamo un po' lontani, ho molti amici pugliesi. Non fa niente, noi pugliesi, siamo, grazie a Dio, stiamo girando l'Italia e quindi capiterà anche la tua zona e sicuramente ci farà piacere venirti ad abbracciare e fare magari un'intervista live, esatto. Anzi, vi aspetto veramente perché così mi raccontate anche tutto l'album. Eh? Bravissima, va bene. Allora te lo promettiamo, appena siamo in zona passeremo da te. Bene, vi aspetto. Bene, allora se non vogliamo nient'altro aggiungere per questa sera, che ne dite? Cosa abbiamo dimenticato di essenziale per questo nostro incontro? Praticamente l'importante è che ci siamo conosciuti, che abbiamo detto del singolo. Sì, Bacio al centro di Roma, ricordiamo Bacio ancora il titolo. Bacio al centro di Roma, facciamolo ascoltare sì? e poi mano a mano ci sentiremo e quando vuoi siamo a tua disposizione. Certo, altrettanto, intanto sentite appunto il Musicomio, carinissimi, un abbraccio, ringrazio anche Massimiliano D'Apollo per questa nostra opportunità e Parole d'Intorni anche che ci ha messo in contatto. Bene. Grazie a voi. A presto allora ragazzi. Un abbraccio, un buon lavoro. Un bacione, ciao.